Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Davide Monteleone, per chi ancora di voi non lo conoscesse... È questo qui. Quindi faccio come Nanni Moretti quando ha presentato la sua tesi di laurea. Ha iniziato nel 2000 a fotografare, quindi in pochi anni è esploso a livello internazionale perché lui ha avuto la lungimiranza di comunque scegliere un luogo, che nel caso della Russia, o comunque il Caucaso e tutte quelle regioni, dove ha concentrato il suo lavoro. Di lì ha cominciato a sviluppare una serie di progetti che hanno avuto subito una grossa risonanza. In più ha vinto degli importanti premi a livello internazionale, fra cui anche il World Press Photo, e questo gli hanno dato un ulteriore risalto. Per cui ci troviamo comunque di fronte a un autore che ha uno spessore. Attenzione. E poi ha a suo vantaggio anche il fatto che comunque la chiacchiera non gli manca, e quindi questo riesce a posizionarsi meglio sul mercato anche grazie a questa cosa qui. Attenzione due. Detto questo, presentiamo adesso il lavoro e poi gli lascerò la parola, perché appunto lui è molto più bravo di me a parlare. E questo lavoro è un lavoro Spasiba, sì. Si pronuncia, giusto? Sì, una mezza O, Spasiba. Spasiba. Il russo non è il mio forte. No. È un lavoro fatto sulla Cecenia. Sì. Quindi a 13 anni dopo la fine della guerra? No, in realtà meno. È stato fatto nel 2013, la guerra, il secondo conflitto in Cecenia è ufficialmente finito nel 2007, il coprifuoco, diciamo così, le operazioni antiterrorismo nel 2009. Quindi diciamo ripercorre un po' 10 anni di conflitti e l'identità cecena dopo questi conflitti e sotto il patrocinio così di questo vassallo di Putin che si chiama Kadyrov. Ok, e poi dopo scorriamo le immagini, sì, tu ci racconterai come è sviluppato, perché io ho visto il libro, tra l'altro è paginato molto bene, stampato altrettanto bene, diciamo. Sì, è venuto, ci è venuto ci bene. Stare, ci è venuto stare. Bene. E ho visto che hai suddiviso anche con delle cose grafiche, comunque delle inserzioni grafiche o comunque con diverse pagine, sì. Quindi è molto interessante. Comunque ci sono dei capitoli comunque che riguardano... Sì, ci sono dei capitoli e ci sono delle, diciamo così, delle note che spezzano questi capitoli, che sono delle fotografie di still life di oggetti che ho ritrovato durante il percorso e che inizialmente erano semplicemente degli appunti, come se fossero degli appunti per realizzare il lavoro, e che poi invece ho deciso di infilare all'interno del libro. Come è fatta anche con Epea, perché anche lì nel Epea 01 aveva inserito degli oggetti, sì. Degli still life e degli oggetti, eccolo. Adesso va. E la luce fu. Degli oggetti, gli still life lì però era un po' più scientifica l'operazione, sì, no? Lì gli still life era una cosa un po' più scientifica, diciamo che dopo anni di reportage mi piacciono gli oggetti, sì. Comincia a piacermi dove non succede niente e gli oggetti anziché le persone, però insomma hanno un significato, è tutta una cosa che fa parte di una possibilità di documentazione, insomma, è una vecchia tradizione della fotografia, tra l'altro, se pensiamo alla fotografia anche forense, piuttosto che alle origini della fotografia in cui si fotografavano gli oggetti, uno degli strumenti fotografici era la documentazione attraverso lo still life, quindi è interessante per me, facendo il fotografo documentarista, riappropriarmi anche di tecniche e linguaggi che sono tipici della fotografia documentaria. Una domanda è, dopo ci direi, cos'è che ti ha fatto scattare l'idea di realizzare questo lavoro, però normalmente qual è quella molla che ti fa dire incomincio a lavorare su questo tema già in previsione di... vendite sui magazine piuttosto che realizzare dei libri, sì. Piuttosto che... Ma la risposta è molto semplice, faccio le cose che mi piacciono, quindi mi incuriosisco e comincio
è più forte di me, che poi comincio a leggo di cose che riguardano la Russia, perché sono 10 anni che sono coinvolto, di più, 12 anni che sono coinvolto insomma, con questa regione del mondo, quindi alla fine leggo tanto, e quando scopro qualcosa che mi incuriosisce, da lì comincio e poi metto in piedi dei lavori, che diventa sempre più difficile mettere in piedi, perché prima un'idea, io chiamavo un giornale che era un mio cliente, gli chiedevo se erano interessati alla una storia, normalmente dicevano di sì e si faceva la storia, insomma era tutto, era molto più semplice di quello che possa sembrare. In realtà adesso è un po' più complicato, perché i giornali normalmente non dicono più di sì, ma dicono sì ma non ci abbiamo soldi, e quindi bisogna inventarsi dei sistemi diversi, che sono appunto ad esempio il caso di questo, un premio, una fondazione, finanziamenti vari, crowdfunding, raccolta fondi, insomma ci sono tanti sistemi, però l'ingrediente principale è certamente l'interesse per una cosa specifica, che nel mio caso è la Russia e tutto quello che gli gira intorno, e ognuno poi trova... Cioè credo che la specializzazione in realtà paghi, insomma, e la possibilità di decidere di fare, di dedicarsi a un interesse concreto che va al di là dell'interesse per la fotografia, questo aiuta anche a superare le difficoltà del lavoro, che sono, vi garantisco, sono notevoli, insomma, soprattutto negli ultimi anni, e permettono di lavorare a lungo, insomma, di approfondire, perché se una cosa non vi interessa non... Dopo un paio di mesi vi siete annoiati di farlo, insomma, normalmente. Prima di entrare nel... Un'altra domanda relativa invece al discorso dell'Ucraina. Tu l'hai coperto... Io sono pro-putiniano, lo sanno tutti. Non è vero. Non è vero. L'hai coperto il conflitto? Hai voluto sì, invece starne fuori? Io l'ho coperto. Anche lì è stata una coincidenza abbastanza... È stata una casualità, mettiamo così, io stavo preparato un progetto sull'Ucraina, diciamo con un po' d'anticipo rispetto a quello che stava per succedere, quindi quando c'erano state le primissime proteste a Kiev io avevo intenzione di fare un lavoro sull'Ucraina, e tra l'altro a quattro mani, c'era anche Stefano, volevamo fare una cosa insieme, Stefano De Luigi. E l'abbiamo proposto a una serie di clienti, di giornali che l'avevano approvato, dopodiché io sono andato in Ucraina, che era febbraio, perché in teoria dovevo fare due foto solo della piazza di Maidan, all'inizio di febbraio dovevo fare due foto di Maidan, che mi servivano per due foto per il progetto completo, che sarebbe concluso in estate, se non che poi è esploso quello che credo sapete tutti, insomma il 18 di febbraio, se non ricordo male, hanno cominciato a sparare i cecchini, hanno ucciso 72 persone, insomma, quindi la protesta è diventata una cosa un po' più grossa del previsto, e lì insomma si è creato in realtà un problema, perché il progetto che io volevo fare non aveva necessariamente a che vedere con la news stretta, ma bensì aveva a che fare con i rapporti dell'Ucraina tra l'Europa e la Russia, in realtà quello che sta succedendo, solo che in una modalità un po' diversa, che non contemplavano una guerra di fatto. E lì la cosa divertente è che due dei giornali che finanziavano il progetto si sono ritirati, cioè, mentre io ero in Ucraina mi hanno chiamato e mi hanno detto no guarda, ci dispiace ma noi questa cosa del conflitto non lo facciamo, e quindi fine del progetto. Ora vi lascio immaginare come mi sono sentito, e, però non ho disperato più di tanto, insomma credevo che in quel momento era necessario stare lì, quindi sono rimasto lì. E nel frattempo però ho un altro cliente molto importante con il quale collaboro spesso, che è il New Yorker, un giornale americano. Abbiamo avuto qui Elizabeth Biondi. Ah sì, quando era ancora photo editor. Sì. E che invece ha deciso di continuare la storia e mi ha mantenuto in Ucraina per un mese e mezzo più o meno di assignment. Quindi sono rimasto in Ucraina fino all'inizio degli scontri nell'est dell'Ucraina, quindi all'inizio degli scontri a Donbass, compreso il referendum in Crimea, e poi basta, poi me ne sono andato e non sono più tornato da allora, per una ragione molto semplice, che la situazione è molto
No, io non ho mai visto in vita mia, insomma, nonostante tutti questi anni trascorsi in Russia, una propaganda e una contropropaganda di questo livello da entrambe le parti, sia dalle parti russe sia dalle parti europee americane. Cioè c'è veramente una disinformazione totale, totale, che non è neanche verificabile sul campo. Quindi il lavoro che possono fare fotografi e giornalisti che vanno lì, anche con le migliori intenzioni, in realtà non è altro quello di alimentare in un modo o nell'altro una propaganda o l'altra. Cioè proprio è perché se scrivi per il, anche se scrivi per il New York Times, vi garantisco che non c'è nessunissima obiettività, ma la notizia sarà sbilanciata a favore degli Stati Uniti. Se scrivi per Komsomolskaya Pravda o per Viedomosti, anche se sei neutrale, inevitabilmente cadrai nella propaganda russa. E quindi, siccome non c'è verso di lavorare, perché i media hanno deciso che l'informazione di questa cosa deve essere fatta su questa bilancia, io non ci vado e ci andrò quando riterrò opportuno e quando credo che sarà possibile raccontare le cose in modo diverso. M'ho stupito? No, meno male. Una cosa che mi ha colpito è nel testo quando parte l'autore, la Masha Gessen, e dice che Grozny è una città di fantasmi. Sì, è vero. Ce l'ho... Allora, guarda, farei così. Vi racconto com'è nata, comincerei a raccontarvi com'è nata questa cosa. Si può spingere le luci così? Sì, tanto meglio vedete di là che me. Allora, in realtà prima di questo lavoro in Cecenia avevo fatto un altro lavoro nel Caucaso per un libro che si chiama Red Thistle, ed è un lavoro su tutte le regioni, le repubbliche del Caucaso russo. E quando c'è stato l'annuncio di questa fondazione Carmignac che commissionava in qualche modo, sponsorizzava un premio su un lavoro sulla Cecenia, io ho presentato un nuovo progetto per partecipare a questo premio, che nello specifico, giusto per dirvi come funziona questo premio, si presenta un progetto scritto senza foto sulla regione specifica richiesta dal premio. C'è una giuria che giudica in base alla proposta scritta e alla carriera, quindi alle abilità precedenti del fotografo che ha presentato questo progetto. Il vincitore riceve 50.000 euro, non tutti insieme, a tranche, per produrre un lavoro nell'arco di 5 mesi sulla regione specifica e sulla base della proposta scritta che ha mandato. Quindi io ho scritto un progetto molto banale in realtà inizialmente, che aveva a che vedere con l'identità cecena, cioè quello di cui ero curioso era in realtà capire cosa significava per i ceceni essere ceceni dopo 10 anni di conflitti e dopo, diciamo, questa presenza di questo presidente che si chiama Ramzan Kadyrov, che è un personaggio autoritario e piuttosto bizzarro, con delle accuse tra l'altro serie di violazioni dei diritti umani, eccetera eccetera. Ora, questa cosa che sembra molto stupida, in realtà stupida nel senso, cioè, l'identità cecena sembra un titolo come, insomma, che più banale non si può, ma in realtà viene fuori da una ricerca molto semplice. Se voi, cioè, io ho fatto questo, come fanno molti ormai, la prima cosa che uno fa cerca su internet, no? Le notizie, le informazioni. Allora, ho scritto dentro Google, ho scritto Chechen Identity, o identità cecena, e queste sono le immagini che vengono fuori. Come potete vedere ci sono un sacco di combattenti armati, di ribelli, terroristi, immagini di guerra, violenze, e poi ci sono, vabbè, c'è Ramzan, insomma, c'è queste cose qui. Ora, il caso vuole che mentre io stavo in Cecenia, tra l'altro, vi ricordate questi due ragazzini qui? Si chiamano fratelli Tarzaev e sono questi due che hanno fatto l'attentato a Boston durante la maratona, immediatamente classificati come terroristi ceceni.
Ora presento, piccola parentesi sui media occidentali. I media americani, i media occidentali non hanno mai, e dico mai, identificato i ribelli ceceni come terroristi. Hanno cominciato a farlo nel momento in cui c'è stato l'attentato a Boston. Prima venivano chiamati combattenti della libertà, ribelli, freedom fighters, appunto combattenti della libertà, ma mai terroristi. Incredibilmente, nel momento in cui fanno un attacco a Boston, cambiano nome e diventano, tutti i ceceni diventano terroristi. Ora è curioso come quando uno ti viene a colpire a casa tua, le opinioni cambiano. La cosa curiosa però di questi due simpatici giovani è che in Cecenia loro non ci sono mai stati e non ci sono neanche nati. La realtà è che sono di una famiglia cecena che, deportata in Kirghizistan, è vissuta in Kirghizistan, quindi nel centro Asia praticamente, quindi molto lontano dalla Cecenia, parliamo di 4-5.000, 6.000 chilometri dalla Cecenia, sopra l'Afghanistan di fatto. Hanno vissuto lì, sono nati lì, hanno vissuto lì per i primi 6 anni e poi i genitori sono trasferiti negli Stati Uniti. Quindi sono di fatto cittadini americani cresciuti negli Stati Uniti, non sono rifugiati, sono cittadini americani con un passato, con delle origini cecene. E come tutte queste problematiche di integrazione da parte di comunità straniere ovunque sia, in Italia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, soprattutto in quest'ultimo periodo che sta diventando un po' più complicata la faccenda, questi simpatici ragazzini hanno probabilmente avuto una crisi di identità, hanno avuto probabilmente anche qualche difficoltà di integrazione. Questo non lo dico sulla base di mie intuizioni, lo dico sulla base di persone che hanno studiato questa cosa, che appunto Masha uscirà presto con un libro su questa faccenda, e quindi probabilmente hanno cercato anche loro su internet Cecenia e probabilmente hanno trovato esattamente le stesse cose che vi faccio vedere io qua. E mi immagino anche la reazione, immaginate voi un 17enne, 18enne con un po' di crisi di identità, incazzato con tutto il mondo che non lo caga assolutamente, scusate i francesismi, probabilmente hanno detto in inglese qualcosa tipo cool, e hanno deciso di diventare anche loro dei combattenti della libertà o comunque di essere dei ribelli, perché questa era l'immagine che arrivava dalla Cecenia. Questo è quello che la gente sa della Cecenia, pensa che sia un posto in guerra, un posto pieno di terroristi, un posto pieno di combattenti, pieno di armi. È vero, lo è stato, lo è in qualche modo, ma le cose non sono esattamente così.